Amare i nemici è, abbiamo detto nella puntata di ieri, il tratto che più distingue l'amore cristiano, cioè l'amore che i credenti, i discepoli, gli amici di Gesù devono vivere. E quando si ama il nemico, con ciò non voglio dire che chi non è cristiano non possa avere dentro delle motivazioni, una maturità umana, una maturità spirituale che lo porta ad amare anche i nemici. Ma noi cristiani non possiamo scegliere, noi dobbiamo amare i nostri nemici, ci piaccia o non ci piaccia, poi possiamo ragionare, possiamo protestare, possiamo obiettare, mettere distinguo, ma Gesù ci dice di amare i nemici. E sentiamo ora la testimonianza, appunto, di come si possono amare i nemici. E qui torniamo al cardinale Vantuan, che racconta di quando lui era in una prigione e racconta di questo amore ai nemici che certamente è incomprensibile ed è anche faticoso. E lui dice: un giorno un carceriere mi ha domandato: lei ci ama? Sì, io vi amo, risponde il cardinale Vantuan. Ma noi l'abbiamo tenuta in prigione, ribatte il carceriere. L'abbiamo tenuta in prigione tanti anni, senza giudizio, senza condanna, e lei ci ama? È impossibile. Forse non è vero. E Vantuan risponde: sono stato molti anni con lei, rivolgendosi al carceriere, e lei l'ha visto, è vero. Quando lei sarà libero, ribatte il carceriere, non manderà i suoi fedeli a bruciare le nostre case, ad uccidere i nostri familiari? No, anche se volete uccidermi, io vi amo. Amici, queste parole le ha dette una persona che è stata incarcerata ingiustamente per 13 anni. E poi continua, rispondendo al carceriere che gli dice: come se noi ti uccidiamo, tu ci ami, perché tu ci ami se noi ti uccideremo? E il cardinale Vantuan risponde: perché Gesù mi ha insegnato ad amare tutti, anche i nemici. Se non lo faccio, non sono più degno di essere chiamato cristiano. E il carceriere risponde: ma è molto bello quello che dici, ma è difficile da capire. E Vantuan ancora una volta risponde con amore a questo suo carceriere, ormai diventato suo amico. Gesù ha molto insistito su questo distintivo dell'amore cristiano e solo con questo atteggiamento del cuore si può fare la pace vera sulla terra. E qui fa bene a me e a voi risentire le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo a capitolo 5. Se amate quelli che vi amano, se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, non vanno così anche i pagani? Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Domani sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!